Ok ragazzi, benvenuti al secondo workout petto, dorso e addominali. Ok, al solito tempo, i primi 5 minuti marciando sul posto, gli altri 5 minuti in posizione, andiamo in posizione sciolti, quindi dei piccoli saltelli, li alterniamo 30 secondi in questa maniera, 30 secondi marciando sul posto, ok? Quindi arriviamo al decimo minuto, al decimo minuto usiamo il bastone, andiamo a riscaldare le spalle con degli slanci, avanti, su, posteriori, teniamo l'addome dentro, le gambe leggermente rese, ok? Ripetiamo il tutto per 3 volte, così possiamo iniziare l'allenamento. Come? Per lavorare i pettorali, per chi ovviamente non riesce a fare i piegamenti e per chi non ha la sbarra per le trazioni, per chi non ha i manubri, per chi non ha i bilancieri, il bastone con questo elastico che si compra in ferramenta, che costa pochissimo, se trovate comprate nei 6 metri, e l'elastico per portapacchi, quello per auto, diciamo. Possiamo fare tutto. Quindi passiamo al primo allenamento, faremo una serie di distensioni, quindi per i pettorali alti, vi faccio vedere come, li alterneremo al rematore, quindi lo ponete qui sotto l'ascella, perfetto, vedete? In questa posizione vi faccio vedere dietro, ok? Faremo il primo esercizio, gambe leggermente flesse, addome dentro, spalle ben aperte, mento alto, quando andiamo su buttiamo l'aria, quindi espiriamo, andiamo su, buttiamo l'aria, scendiamo lentamente. Lo faremo 10 volte, ok? 10 in questa maniera. Finite le prime 10, andiamo a fare il secondo esercizio che sarà praticamente come un rematore. Quindi, elastico, ok? Lo mettiamo sotto i piedi. Perfetto, andiamo su, buttiamo l'aria lentamente e lo faremo per 10 volte, ok? Quindi su, buttiamo l'aria, scendiamo lentamente, gambe leggermente flesse, addome dentro, schiena dritta, ok? Arrivate a 10, un minuto marciando sul posto, prima routine, ok, va bene? Seconda serie di esercizi, quindi ora prima abbiamo fatto la parte alta del petto, ora andremo a lavorare sulle distensioni per il petto, diciamo, un po' più basso. Quindi, posizione, andiamo avanti, ok? Vi faccio vedere di lato, ok? 10 volte in questa maniera. Andiamo a sederci a terra, con le gambe leggermente flesse, andremo a simulare un esercizio che tipo il pulley, quindi le gambe leggermente flesse, l'addome dentro, schiena ben dritta, lo portiamo all'addome, zona ombelico, buttiamo l'aria, scendiamo lentamente. Vi ricordo sempre che, in questa maniera, vi ricordo sempre che ovviamente aumentando il numero degli elastici, la resistenza, vi posso dire che aumenta e di molto. Terzo, ovviamente, esercizio, un minuto, marciando sul posto. Quindi seconda routine di esercizio abbiamo finito. Andiamo a fare la terza routine di esercizi e sarebbero un esercizio tipo pettoral machine, non so, senza che vi do troppe spiegazioni. Da questa posizione teniamo sempre il petto bello aperto, il mento alto, chiudiamo completamente, ruotiamo completamente a far toccare i gomiti e apriamo, quindi sempre lentamente, ok? Non velocemente. Lo faremo 10 volte in questa maniera. Andremo ad alternare un esercizio che sarà come un rematore, manubrio. Mettiamo solo un piede, ok, sopra gli elastici. Da questa posizione la mano la poniamo dietro, ora vi faccio vedere, in questa maniera. Schiena dritta, mento alto. Da questa posizione, su, ok, 10 volte lentamente. E 10 dall'altro lato, mettiamo gli elastici sempre più vicini sotto le mani, così non si sposta, ok? Lo portiamo al fianco, sempre la mano dietro, 10 volte, marciamo sul posto, perfetto, un minuto, al solito sempre 4 serie, un minuto. Terza routine di esercizi, quarto esercizio, perché andremo a fare una plank normale, soft, per iniziare, e una plank laterale. Quindi andiamo in posizione di plank, un appoggio avambracci, tiriamo le punte
verso di noi, l'addome dentro, stiamo 10 secondi in questa posizione, 10 secondi lateralmente in questa maniera e 10 secondi dall'altro lato, ok? Quindi faremo 10 secondi plank, 10 secondi plank laterale, 10 secondi plank laterale. Ci fermiamo 30 secondi e ripetiamo il tutto per 10 volte, ok? Ultima serie e sequenza di esercizi, andrà a fare quello che si chiama addominali a V-sit-up. Quindi vi metto laterale così mi vedete, posizione, un piede contro l'altro, le ginocchia quando le portiamo al petto le allarghiamo e buttiamo l'aria. Quindi la posizione è questa: 1, scendiamo, 2, scendiamo, 3, lo facciamo 10 volte e facciamo 4 serie da 10, ok? Buon divertimento, fatemi sapere.